Siamo con Luca Ripa, tecnico dell'Urbetevere, al termine della vittoria 3-1 in casa della Lodigiani. Mister, partirei dalla fine, dal risultato finale, un risultato fondamentale. Avete violato l'imbattibilità della Lodigiani, l'avete agganciata al secondo posto, insomma, è soddisfatto, penso. Sono soddisfatto certamente, perché un campo del genere, insomma, venire a fare una gara così, devo dire bravo sempre ai miei ragazzi, ma a prescindere dal risultato che abbiamo ottenuto. Il risultato che abbiamo ottenuto è figlio dell'allenamento che loro fanno in settimana. Sono un gruppo importante. Ora dico però che è finita e la domenica è finita, pensiamo ad altro. Parlando della partita nello specifico, l'avete vinta nel primo tempo, siete andati in vantaggio, poi avete raddoppiato, nel secondo tempo invece ordinaria amministrazione. Sì, al primo tempo diciamo che abbiamo sfruttato gli spazi che la Lodigiani ci ha concesso, volevano prestarci altri, noi abbiamo fatto fare, abbiamo sfruttato tutti gli spazi che c'erano dietro le linee dei loro centrocampisti. Siamo stati bravi a fare questo, umili e vincenti sotto questo aspetto. Ecco, quanto conta adesso questa vittoria in chiave futuro e in chiave anche presente, perché è una vittoria molto importante? No, non conta nulla, conta per la domenica, per lo spirito che abbiamo, per la voglia che abbiamo messo oggi. Già si prepara un'altra gara domenica prossima, siamo in settima giornata, insomma. Fare i conti ora, dire quello che conta ora. Quello che conta ora, secondo me, non sono i risultati domenica dopo. Quello che conta ora è sempre lo spirito, cioè presentarsi con uno spirito volitivo, con uno spirito umile e con voglia di vincere sempre. Questo è quello che conta di più ora.